Cosa vuol dire Pietro? Prima di allora nessuno si era mai chiamato Pietro. Pietro, Petrus, Pitra, Cefa. Comunque lo traducesse, sempre Sasso voleva dire. C'è una roba che va a fondo, non è il massimo per un pescatore chiamarsi Sasso. Uno fa tutta una vita di sacrifici per stare a galla, poi arriva uno e ti chiama Sasso. Il cammino verso la Pasqua del servizio di pastorale giovanile incontra San Pietro, protagonista del martedì del Vescovo del 1 aprile nella chiesa di San Faustino. L'attore Pietro Sarubbi, il Barabba della Passione di Mel Gibson, ha interpretato l'Apostolo davanti al Vescovo Antonio e a tanti giovani provenienti da tutta la diocesi. Sì, proprio questa sera abbiamo l'ultima testimonianza, la testimonianza di Pietro Sarubbi, che presenterà uno spettacolo sacro su San Pietro. Abbiamo avuto Giampaolo Marzi, una coppia di cui lui tossicodipendente convertito, abbiamo avuto Suor Roberta Vinerba e oggi Pietro Sarubbi, che ci presenterà Il mio nome è Pietro. Prossima settimana la confessione con il Vescovo e poi la GMG, un appuntamento molto importante che ci spinge ai confini della nostra diocesi a Finale per un momento bello che raccoglie tutti i giovani di Modena insieme al loro Vescovo ai confini della nostra diocesi, che è Finale Emilia, e poi vedrà la partecipazione dei giovani di Modena e della Montagna a una cena di condivisione nella parrocchia della Bassa, per ricordarci un po' quel momento, quella ferita del terremoto, ma per ricordarci anche che il Signore parte dalle periferie per costruire la sua storia di salvezza. Diciamo, la figura di Pietro insegna, più che insegnare, fa memoria, fa ricordare ai cristiani quanto fosse fragile, quanto fosse poco degno, quanto fosse in difficoltà Pietro, e per cui quanto è simile a noi, quanto Pietro, San Pietro, fosse vicino al cristiano di oggi, fragile, indeciso, frastornato, insicuro, perché l'amore di Gesù, la compagnia di Gesù è una cosa gigantesca. Non è per tutti, non è semplice, c'è bisogno di un lavoro, c'è bisogno di fare una fatica, ma una fatica bella. Ecco, questo è quello che io ho scoperto studiando Pietro, è quello che cerco di portare in questo spettacolo, che è uno spettacolo, ma è anche per me è un Vangelo, per me è una testimonianza, insomma è un modo da attore di fare il mio lavoro rendendo onore a Cristo. Ecco, questo è un po' il cammino che faccio con questo lavoro. Ma a dire la verità sono molto contento sia dalla partecipazione come anche dai legami che si stringono, perché ormai noto che tra i partecipanti ci sono dei legami forti, no? Quindi c'è la coscienza proprio appunto di camminare insieme. Il tema indubbiamente è rallettante, cioè è quello che il giovane porta dentro, l'ansia di felicità e anche come cercarla, come trovarla, quindi, ma poi anche la modalità credo che sia stata indovinata, perché è stata basata molto sulle testimonianze e sappiamo che le testimonianze fanno sempre molta presa, quindi auguro davvero che tutto questo sia un'iniezione di speranza, di fiducia e di gioia.